Ciao Tin, questa è Chewing Gum TV. Oggi parliamo di una serie televisiva che ha avuto grande successo l'anno scorso. Finalmente è arrivata su Rai 1 la seconda serie di La mafia uccide solo d'estate, che vede come protagonista la famiglia Giammarrisi, ma anche le vicissitudini di 5 giovanissimi amici interpretati da Edoardo Buscetta, Francesca Giordano, Andrea Castellana, Enrico Gippetto e Pierangelo Gullo. 5 piccoli attori che Chewing Gum TV non poteva non intervistare. Ed eccoli qua. Ciao ragazzi, sono contento di avervi su Chewing Gum TV e bentrovati. Ciao Hermes, grazie mille, anche io sono molto contenta di essere qui. Grazie, io sono contento di essere qui sul vostro canale. Ciao Hermes, anch'io sono felicissima di essere entrata a far parte di questo meraviglioso gruppo. Ciao a tutti, anche io sono molto felice di essere qui con voi. Oh, veniamo alla prima domanda. Come siete stati scelti o cosa avete fatto per essere presi nella serie TV di Rai 1 La mafia uccide solo d'estate? Ci hanno inviato questo annuncio dove cercavano persone per un casting. Io inizialmente non sapevo che fosse La mafia uccide solo d'estate. Poi ho detto proviamo e poi è finita così. Sono stata scelta dopo che mia sorella e mia cugina avevano mandato delle mie foto. Naturalmente ho fatto una serie di provini, però non ho fatto nulla di particolare, sono stato solo me stesso. Devo dire che non pensavo di superarli, però perché eravamo in tanti, però ce l'ho fatta. Allora, hanno fatto i provini nel mio paese e appunto io rispecchiavo le caratteristiche della ragazza che cercavano. Allora mi hanno dato un copione con delle scene e io più giorni ho appunto mostrato come recitavo su queste scene. E appunto è durato più giorni perché era una selezione lunga, ma alla fine appunto mi hanno presa. Avete recitato in altri film prima di La mafia uccide solo d'estate? Sì, la mia prima esperienza è stata una gita romanica nei Broia. Poi ho fatto anche Un santo senza parole. No, La mafia uccide solo d'estate è stata la mia prima esperienza recitativa. Ho fatto 2 cortometraggi e ho diverse esperienze teatrali. No, ancora no, però mi piacerebbe farne altri. Volete ringraziare qualcuno in particolare per essere arrivati dove siete arrivati? Sì, la mia famiglia, Luca Riboli che è il regista, poi Daniele Pilli che è il mio coach e Maurizio Mangano che è stato colui che mi ha fatto fare i provini. Sì, Manfredi Russo che mi ha insegnato quasi tutto quello che so attualmente sulla cinematografia, la mia insegnante di teatro Elisa Parrinello e Maurizio Mangano che mi ha selezionato per il provino. La mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. Sì, i miei genitori in particolare perché mi hanno sempre sostenuta e mi hanno seguita durante questa esperienza. E poi comunque sì, un grazie va anche a tutte le persone che mi sono state vicine e hanno sempre creduto in me. Com'è cambiata la vostra vita dopo aver fatto la serie La mafia uccide solo d'estate? Allora, le mie giornate quotidiane sono sempre le stesse, a parte quando ho un impegno cinematografico, appunto sono sul set, però per il resto la mia vita è sempre uguale, a parte me, perché io caratterialmente sono cambiata, perché sono appunto cresciuta, questa esperienza mi ha aiutato a crescere e a maturare. Non è cambiato molto, alla fine faccio quello che facevo prima. L'unica cosa è che spesso mi fermano per strada e questo mi fa molto piacere. Sicuramente è cambiata in meglio perché adesso molte persone mi vedono per strada, mi salutano oppure mi riconoscono e mi chiedono di fare dei messaggi vocali o dei video per alcune persone, amici, parenti che hanno visto il film. Beh, è cambiata diciamo in maniera radicale, ovvero prima mi svegliavo alle 7 e dovevo andarmene di corsa a scuola, adesso mi sveglio alle 7 e me ne vado di corsa a scuola. Un aggettivo per Andrea Castellana, Alice nella serie. Molto dolce. Io e Andrea siamo complici in tutto. Intelligente. Simpatica. Un aggettivo per Enrico Gippetto, Fofò nella serie. Frizzante. Enrico. Io e Enrico ci stuzzichiamo a vicenda, però siamo molto amici e lui è molto simpatico e socievole. Alto? No, seriamente, allora Enrico è molto molto simpatico e non so, non mi viene nient'altro in mente. Simpatico. Invece un aggettivo per Edoardo Buscetta, Salvatore nella serie. Maturo, allora è il più piccolo di tutti ma è veramente una persona molto molto matura. Serio ma si sa divertire. Bravissimo. Edoardo, posso dire che è il più calmo del gruppo, il più quieto.
Però quando c'è da fare casino anche lui. E adesso un aggettivo per Pierangelo Gullo, Sebastiano, nella serie. Direi energico. Per Pierangelo però me ne tocca dare due. È bravissimo e monello, come dico io. Vivace. Pierangelo sprizza energia da tutti i pori, è molto molto vivace. E infine un aggettivo per Francesca Giordano, Santina, nella serie. Francesca è molto simpatica, socievole. Francesca è un'amicona. Dolce. Francesca è una delle ragazze più dolci e affettuose che io abbia veramente mai conosciuto. Affettuosa. Cari teen, la prima parte dell'intervista finisce qui, ma occhio, perché a breve su Chewing Gum TV troverete anche la seconda parte. State sintonizzati? E anche questo appuntamento volge al termine. Vi ricordo che Chewing Gum TV la trovate su Facebook come pagina e gruppo e su YouTube. Se vi iscrivete al canale, ricordate di mettere la spunta sulla campanella per poter ricevere gli aggiornamenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollicione in su e alla prossima! Ciao ciao!